Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite il musicista Lucio Cupido. Ciao Lucio, ben arrivato. Buonasera. Ciao. Sigla. Lucio, ben arrivato, come stai? Buonasera a tutti, buonasera a te e a tutto lo staff. Tutto lo staff? Sì. Io ho visto che lo conosci già, il nostro regista. Sì. Te lo conosci. Ex allievo. Ex allievo tuo. Sì. Senti, Lucio Cupido, la storia della musica abruzzese. La storia è una storia che va avanti da quasi 65-70 anni. Tu dici perché? Non è che ne ho 90, eh? Perché c'era prima mio padre. Ah. Quindi molto conosciuto come orchestra, eccetera. Io, bambino, man mano mi sono messo un po' dietro. Che strumento suonava il papà? Il papà suonava la fisarmonica, e quindi molto conosciuto nell'Abruzzo, almeno nella parte abruzzese. E poi sono arrivato io perché mi ha fatto studiare. Da bambino così. Già seguivi il papà con l'orchestra? Sì, però ascoltavo solamente. Poi mi ha inserito come batterista. Ah! Sì. Quindi la mia storia. Non ti nascondo la mia grande passione, sia fisarmonica che batteria. Pure per me rimane sempre nel cuore la batteria, però logicamente studiando pianoforte, fisarmonica, questi strumenti un po' così acustici, quindi la batteria, il ritmo, ce l'ho sempre nel sangue, però andiamo avanti per. Che la batteria è quello strumento che faceva tanto rumore. Sì, io ho un diceva. Cugino batterista e nel suo condominio penso che l'hanno odiato perché. Da quando è bambino che picchiava sì, con. Da questa condizione, perché purtroppo in un condominio è davvero difficile suonarla. Lui andava in cantina. Ah. E mio zio mi ricordo che aveva messo tutte le. Un tempo si mettevano le uova per cercare di insonorizzare, ma ogni volta che io arrivavo a trovarlo sentivo la musica da. Dall'altra parte della stanza. Dall'altra parte, in quella cantina di mio cugino sono nati i Decibel, quelli con Enrico Ruggeri, proprio in quella cantina. Infatti, mio cugino è stato il primo batterista dei Decibel, che ci sono tuttora. Pensa. Sono cambiati più varie formazioni, ma. E anche Enrico Ruggeri c'è sempre. Senti, Lucio, la fisarmonica è la tua vita, cioè la musica è la tua vita. Tu hai una scuola di musica. Sì, attualmente una scuola di musica che va avanti dal 1981. Ero giovincello quando l'ho. Non avevamo ancora vinto i mondiali e tu già avevi una scuola di musica. Sì, è vero. Pensa.
Scopriamo l'età, ma non la diciamo, eh? No, 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 figurati. Tanto qua ti guardano poche persone, sì. Non preoccuparsi. Vai tranquillo. Posso fare una domanda io a te? No. Ma tu? Sì, dimmi, dimmi. Ti vedo artista, suoni qualche strumento? Io un po' la chitarra, un po' la batteria. Non l'avevo capito allora. Però sono poco. Però devo dirti che nella mia famiglia suonano tutti. Bene, fa piacere. Io no, io ho fatto altro. Però so suonare un po' la chitarra. So. Diciamo che una base ce l'ho, ma parliamo di una base. Sempre bello. Tu invece? Io ho dovuto curare bene la musica perché poi è diventata la mia professione, quindi devi mantenerti sempre all'avanguardia di tutto e quindi sono arrivato in questo periodo che qualcosa di buono abbiamo fatto. Beh, innanzitutto perché sei qua, penso, sì. Voglio dire, penso che sia per te anche una soddisfazione essere arrivato. Ti ho chiamato come primo musicista della nostra regione. Beh, questa forse è un po' troppo grande, dirmi. Beh, però Lucio, io mi sono informato. La storia ci dice. La storia ci dice che tu sei uno tra i migliori musicisti, ma soprattutto che questa scuola sforna, sì, anche delle persone. Infatti questo lo volevo citare io, però mi hai dire le cose, non te le fare tirare fuori con. Sì, abbiamo portato fuori tanti allievi, abbiamo cresciuto dei ragazzi davvero che oggi chi fa il professionista proprio con la musica, oppure chi ha riscosso un certo successo, insomma. Quindi ma ci siamo impegnati. Ma si vive ancora facendo musica o bisogna prendere questa professione come un po' un piacere che poi solamente in alcuni casi diventa una professione? Guarda, bella, si vive, a me piace chi fa il vero musicista, perché oggi purtroppo dobbiamo adesso andare sulla tecnologia che si improvvisano un po' di musicisti, ce ne sono tanti bravissimi per l'amor di Dio, però tanti che vogliono cercare di vivere con la musica ma non sono musicisti, più io li chiamo musicanti più che altro. Musicanti, senz'altro si danno da fare. Tu te ne accorgi subito. Ma sì, la tecnologia ci porta a questo, però noi andiamo avanti perché lo strumento acustico lo devi suonare e far capire che non ci sono dischi, non ci sono cose elettriche, eccetera. Quindi, però abbiamo dei bravi musicisti in Abruzzo, da tanti strumenti ci sono, che dalla chitarra in poi ci sono personaggi grandi. Torniamo un attimo al tuo strumento principale che è... Io allora, Riccardo, sono innamorato, sì, che è la fisarmonica. La storia mia parte dalla fisarmonica da 8 anni. Avevo 8 anni quando mi misero questo primo strumento in mano, come si dice. E a 10 anni e mezzo avevo già vinto un concorso nazionale a Rimini, che era davvero... Prima i concorsi venivano rispettati in un certo modo perché c'erano davvero i veri fisarmonicisti, quindi l'ho vinto, poi ho vinto nel 64, poi un altro nel 68. E mi ritengo un campione nazionale, almeno dell'epoca, così, sulla fisarmonica, studiata fino ad un certo livello. Sto all'albo dei fisarmonicisti italiani, quindi ritorniamo che non ci sono dischi qui, abbiamo dovuto studiare per forza. Esatto. E quindi poi sono passato al pianoforte perché lo strumento conduttore, anche in un'orchestra, il pianoforte è lo strumento principe. Principe di tutto. E pianoforte ho portato avanti. Porto un po' la bandiera ancora a pescare di piano bar. Il vero piano bar però ambientato un po' sull'America, eh? Pianoforte o a coda o non coda, però il pianoforte è vero. E vogliamo citare tanti nomi, dopo è pubblicità, fatto a Piazza Salotto. Non ti preoccupare, qui non c'è problema. Puoi parlare di quello che vuoi. Beh, da Camblone, da Berardo, i più ristoranti conosciuti nella nostra zona, oppure gelaterie, bar ad alto livello, e c'ero sempre io col pianoforte. Io questo l'ho saputo. Ecco, perciò poi sono arrivati gli altri perché... Io ho la mia agenzia investigativa che mi fa tutti i report sulle persone, soprattutto essendo io qui da ormai da 15 anni, su tutto ciò che era prima, io ho chi mi informa. Ecco. E di te innanzitutto dicono che sei tanto simpatico. Simpatico? Ma dobbiamo dicono chiedere alle donne. Un grande intrattenitore. Dobbiamo chiedere alle donne se sono simpatico. No. Adesso questo però dicono che sei un grande intrattenitore. Sì, sai far divertire le persone. Beh, qualche volta sì. E sai che cosa vuol dire questo? È importante, eh? Far strappare un sorriso è una cosa importante, non è facile. Soprattutto magari una persona che ha qualche problema viene da te, si siede, la fai ridere, sì, la fai cantare. E infatti è una medicina anche.
Sì, copriamo altre carenze magari con il sorriso. Senti, per parlare con te ho dovuto fare un po' di trafila perché tu sei molto impegnato. Sì, perché ho una scuola di musica, infatti adesso vengo da... dalle lezioni musicali, ho lasciato un po' chi mi ha sostituito. E serate invece? Serate ne facciamo tante, però a volte è meglio studiare che fare la serata, perché io lo strumento lo studio ancora. Ti dicevo che l'attività, come si può dire, la professione va sempre curata, studiata, e quindi specialmente nella musica, non si arriva mai nella musica. È cambiata la musica per te? Ritorniamo a questa cosa, la tecnologia ci aiuta e ci devasta pure un po', sì, e ci toglie. Sì, è profonda questa risposta. Sì. Sono d'accordo che tanto aiuta, tanto può togliere, perché, perché comunque quell'orecchio, quella cosa devi sempre allenarla e forse adesso un po' meno. Sì, in certe situazioni si sta un po' facendo regresso nella parte musicale, però poi niente, dobbiamo stare nell'attualità e dobbiamo andare avanti. Lucio, qual è il tuo genere preferito musicale? Ma a me piacciono molti generi. Quello preferito sulla fisarmonica è il classico, la fisarmonica classica, però dopo l'ho dovuta passare da balera perché oggi devi far divertire il popolo o il pubblico. E la fisarmonica classica rimane sempre la più... Ma il tuo genere al di là della fisarmonica? Del genere ti dico, Riccardo, forse neanche tu conosci questa. La fisarmonica si divide in due o tre settori. C'è quella... Non parliamo dello dubbotto, perché mi dispiace per quelli che la suonano, questa fisarmonica dubbotto, però io sono un po' contro, perché è bellissimo per far divertire, se ce l'hai in cantina, in campagna, nella... Non so, adesso non mi viene come... Però non è che si può studiare un dubbotto, il dubbotto ci vuole molto orecchio, perché ce la dice la parola stessa, sono due accordi. Ho capito. E quindi non si sviluppa l'orecchio armonico, è sempre quello, do, sol, settima, oppure chi suona in la, la, mi, settima, che tu suoni la chitarra, quindi. E quindi un bambino io sono contro per fargli studiare, perché non si sviluppa la parte armonica dell'orecchio poi. Invece la fisarmonica è completa come il pianoforte. Anche qualcosa in più del pianoforte c'è a volte, perché c'è l'espressione del mantice. Il pianoforte noi la guardiamo, la tastiera è molto semplice, ma mettersi la prima volta uno strumento come la fisarmonica addosso non è semplice, perché i bassi, la parte sinistra, non li vedi, i bassi non vengono visti, e quindi puoi tirare l'aria. Che bella questa cosa, non avevo mai pensato che tu non lo vedi, è vero. Non la vedi. Mentre qua lo puoi vedere, là non lo vedi. Sì. Pianoforte quindi è si molto presenta. Più difficile. Se torniamo un attimo è molto più come ti posso dire, complesso per, sì. È molto più è un po' una tastiera cieca, c'è la sinistra e non la vedi proprio, quindi infatti, la senti di più. Noi che insegniamo ai bambini, ai primi, chi parte con la fisarmonica, consigliamo sempre partire con una tastiera che si avvicina al pianoforte e poi andiamo alla fisarmonica. La fisarmonica richiede anche uno specchio all'inizio, perché la mano sinistra del bambino non riesce a guardarla, quindi tramite lo specchio si riesce a fare qualcosa. Bellissimo. Beh, c'è una bella storia la fisarmonica. Adesso, sì. Caro Lucio, sì. Qua diventa la trasmissione, prende una piega un po' particolare. Sì. Perché noi, a ogni format, a ogni trasmissione, prevede un cantante. Ah, visto. Ecco, noi adesso, questa sarà una prova durissima per lui, perché il nostro Andrea Del Rosso dovrà dare il massimo di sé, perché sarà giudicato... da un musicista vero. Bene. E quindi dobbiamo dare una nostra canzone allora pure. Perfetto. Andrea, ciao, che canzone dedichi al nostro ospite questa sera? Occhio, perché Allora, buonasera Riccardo, buonasera maestro. Oggi è dura. È dura perché mi sono reso conto che ho scelto un brano magari non difficile, magari che c'entra poco. Però ho dato un senso profondo alla cosa, perché il brano è di Daniele Silvestri, si chiama Salirò, e avendo l'opportunità di aver conosciuto oggi il grande maestro Cupido, magari un giorno anch'io potrò diventare... Salirai. Chissà, lo spero. Vai Andrea. Buon ascolto. Salirò fra le rose.
rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano. Mi brucierei, ma salutandoti dall'alto con la mano. Invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. E resto qui, disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. Invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mi ha lasciato. E resto qui, distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Salirò, 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 salirò di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Salirò, 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 salirò tra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un puntino lontano, lontano, lontano. Preferirei ricominciare piano piano dalle base, fra le rose, lentamente risalire. E prenderei tra le tue mani le mie mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare. Invece più giù di così non si poteva andare, più in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi ci vuole un argano a motore. Salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Salirò, salirò, oh, non so ancora bene quando, ma provando e riprovando. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un puntino lontano, lontano. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Thank you.
Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'Outlet del Pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo in studio e la domanda mi è d'obbligo. Com'è andato, maestro, il ragazzo? Ragazzo bravissimo, anche perché la canzone non era nemmeno semplice, quindi... L'abbiamo... Insomma, posso fargli da sponsor per Sanremo e dopo il testo. Sanremo ci penseremo, fa pure rima. Senti, parliamo di te. Allora. La tua settimana tipica, cioè tu ti alzi la mattina del lunedì e che cosa fai? Si programma un po'... La base è sempre la scuola per il ragazzo, per l'alunno. Tu vai a scuola tutti i giorni? Sì. Dov'è? Ho anche una scuola privata mia, tra Pescara e Francavilla, sulla nazionale. Sì. Non è pubblicità perché tanto la sanno tutti quanti. Sì. Faccio dei corsi nelle scuole pubbliche, eccetera, così, ma fine settimana c'ho sempre il suono perché insegniamo, ma non dobbiamo dimenticare di suonare. Certo. Quindi... Senti, ma... E poi fai anche le serate ogni tanto? Sì, ti dicevo, fine settimana. Fine settimana, tutti fine settimana? Spesso, d'estate quasi tutte le sere. Tra orchestra, abbiamo un'orchestra grande che gira d'estate. Sì. Sta nelle varie piazze abruzzesi, anche qualcosa fuori. Mm. E un po' di piano bar pure capitano, anche se sono dei piano bar un pochino diversi da quello che ti dicevo prima. E quindi la musica ci impegna sempre, perché spesso riusciamo se registriamo dei brani, eccetera, così qualche disco a volte, e riusciamo alle ore 24 della giornata, quindi siamo sempre impegnati. Tu suoni tutti i giorni, o la scuola, sì, o le serate, cioè tu o studio. E curare i brani nuovi. Di questo non hai avuto un momento della tua vita, diciamo, di stanca? Sì, però la musica ci richiama sempre, è la mia professione, quindi ho fatto anche un po' a livello dilettantistico il calciatore, però il calciatore. Giocavo alla sinistra. Ah, alla sinistra! Tornei molto belli. Sì, sono stato... Quindi eri veloce, alla sinistra di solito è veloce. Poi molto conosciuto nell'ambiente della Pescara Calcio, si ricordano tutti quanti perché con il mitico Galeone, tante serate con la fisarmonica, con il pianoforte. Ma io l'ho saputa, quindi, questa cosa, infatti te la volevo dire. Sì, ecco. Di questa amicizia che ti lega. E ho scritto anche una canzone per la Pescara Calcio. Ah. La squadra nostra, in abruzzese. La squadra nostra. Ancora Radio C1 ogni tanto la mette perché la richiedono. Perché va avanti sempre quell'altra famosa. Sugli spalti, poi tutti sanno che è una canzone abruzzese, però la voglio dire in questa emittente televisiva. E quella è una canzone non catalana, vabbè, spagnola. E viva la Spagna, quella. Si chiama Viva la Spagna. Evviva la Spagna. Con il testo tradotto. Sì, da un mio amico, adesso non ricordo il nome, dei Pescarese, che è stato molto bravo a riadattarlo. Però la canzone è Viva la Spagna. Tant'è che è l'inno ufficiale del Pescara. Tant'è bene che un amico è andato in Spagna, posso raccontarlo perché questa è una battutina, ma dobbiamo anche ridere, oggi il pubblico, il popolo deve ridere. Certo. Allora, sorridere ci fa bene. E un amico è andato in Spagna e detto: Lucio, anche lì conoscono la sigla della Pescara Calcio, stavano cantando, quello era il Viva la Spagna. Esatto. Sugli spalti comincia l'avventura, eccetera. È una canzone spagnola. Quindi se qualcuno non sapeva, adesso magari è più chiara la cosa. Beh, una bella canzone. Invece ho scritto abruzzese, metà abruzzese, un po' di italiano, con la parte del coro centrale che ha avuto anche un po' di successo. Senti, tu giri le piazze, sì, le serate, con un'orchestra. Un'orchestra formata da 8 elementi, dove c'è una ragazza divina che suona, è arpista ma anche violinista, e si chiama Silvia De Luca. Però la tua cantante è? È Sonia De Luca.
Sonia De Luca. Sì, la sorella. Che è la sorella che casualmente, casualmente è qua in studio e noi la inquadriamo, la salutiamo. Ciao, ecco. Sei microfonata, puoi parlare. Sì, buonasera. Senti, com'è il tuo rapporto con Lucio? È un rapporto splendido, perché il maestro è una persona eccezionale, quindi non può che essere così. Canta tante belle canzoni attuali nostre. Sì. E infatti adesso è imminente una visita a Canale Italia. Sì. Ci saremo il 1° marzo alle ore 21. Sì. In una trasmissione Cantando Ballando, dove presentiamo questi nuovi brani. E l'artefice principale, diciamo, è la nostra Sonia De Luca. Sempre tutto merito del maestro, però. Beh, vabbè. Certo. Va. Grazie, Sonia. Di niente. Quindi hai questa orchestra. Sì. E come scegli il programma delle tue serate? Guarda, penso, Riccardo, vanno... Sì. Tutto uguale, no? Cioè, tu ti ispirerai a qualcosa. Sì, però ci presentiamo. L'orchestra innanzitutto porta un nome. Ti spiego perché. Non lo chiamo come Lucio Cupido, questa orchestra non la chiamo come Lucio Cupido perché prende il nome del Lupiz Kot. Ti spiego, c'è una storia. 3-4 anni fa ho scritto una pizzica, però che abruzzese, sì, una pizzica sappiamo che è salentina, però l'ho fatto qui abruzzese con le parole, sempre il testo mio in abruzzese, dove è molto però umoristica. Perché davvero fa sorridere. Sonia, ripeto, la ragazza di prima, la canta lei e abbiamo avuto un bel successo in tante baliere d'Abruzzo con questa canzone. Allora l'orchestra ha cambiato, non più di Lucio Cupido, oppure Lupiz Kot di Lucio Cupido. Quindi il nome porta Lupiz Kot. Senti, quanta soddisfazione ti dà andare nelle piazze, vedere la gente? Molta soddisfazione, perché... Poi, poi ti vogliono bene le, sì, persone, perché... Ma nella piazza puoi rispolverare un po' la fisarmonica, allora mi piace anche per questo, perché rimane sempre nel cuore la fisarmonica. Pianoforte mi piace pure, insomma, sono strumenti che... Stavo dicendo, ma tu le canzoni che scegli, il programma della serata, lo fai in base, beh, a dove sei, ma... Beh, in base a una moda, penso alla moda, se la moda è che devono fare i ballabili, vogliono ascoltare nelle piazze. I ballabili? Sì, perché oggi c'è, grazie alle vostre TV, eccetera, oramai c'è un certo discorso, si ascolta spesso la canzone del cantante che si deve esibire, da Sanremo in poi, invece lì vogliono divertirsi, allora sì, tu con la tua orchestra... Ti è piaciuto Sanremo quest'anno? Un po' meglio degli altri anni. Un po' meglio. Sì, per me. E visto che non ci sente nessuno, la tua canzone preferita qual è stata? Era La prima ragazza di Annalisa. Di Annalisa. Da musicista dico che doveva vincere, però poi, sai, il gusto... È molto difficile quella canzone. Sì. Ma anche perché si prestava molto questo. Devo dirti che la canzone che ho preferito era quella di Luca Barbarossa. Stavo per dirlo, come seconda avrei messo questa. Perché quindi ci ritroviamo. È vero, è che molto è il suo popolare. Genere, però è molto orecchiabile, molto. Infatti è io una canzone tipica sanremese. La sto un po' riarrangiando, ci sto inserendo parlando proprio di fisarmonica. Strano che non ha messo un po' di fisarmonica. Ci sarebbe stato molto bene quella, sì, fisarmonichetta. Potevi consigliargliela. Beh, vabbè, così fa per dire. Io nella mia, è soggettiva la cosa, nella mia metterei, infatti stiamo già mettendolo per le prossime tappe, chiamate così, ci voglio inserire questa fisarmonica. Senti, avendo un grande musicista come te, ti faccio una domanda. Sì. Quale canzone porteresti nel secolo prossimo? Una. Di quelle che noi abbiamo nel secolo prossimo? La tua canzone. L'amor e vuol dire gelosia. Che è di? È un tango bellissimo che lo suonava mio padre e la ballava anche con mia madre. Quindi è una canzone che mi ricorda da sempre un'emozione. Citando questo, è un tango. Quindi tu porteresti gelosia. Gelosia. Gelosia è il titolo? Sì. Ricantata da... Ricordate, se tu vai sulla, puoi trovare qualcosa di Betty Curtis. Betty Curtis. La cantava benissimo questa donna. Immagino. Quella. No, Betty Curtis, voglio dire, è proprio... Sì, però devo dire che è un tango vecchissimo, ma la musica non è mai vecchia, sto sbagliando parlando di... È vero, la musica non è mai vecchia, anzi, la musica tiene sempre attuale. Giovani tutti, perché sì, è sempre attuale. Tuttora
la musica vecchia come conoscenza, volevo dire. Guarda Battisti, guarda i Beatles, sono suonati come se fossero ancora. Comunque Riccardo ha scelto questo così perché mi hai un po' preso. Sì, Però mi dà una certa emozione anche a ricordarla, quindi vuol dire che per me porterei quello al prossimo, al successivo secolo. Ma invece una canzone più conosciuta che a te piace, delle più popolari, cosa so? Quella attuale, scritta ancora. Allora, oggi ne parlo, però fra giorni uscirà prima su radio C1, perché la radio sappiamo dire, che non c'è problema, posso dire. E poi la porteremo su a Canale Italia. E stiamo cercando di anche fare una coreografia su questo ballo, perché l'ho chiamato un ballo e una risata. Un ballo, infatti, e una risata. Un ballo e una risata. Ma davvero molto umoristica anche questa qui, perché le cose allegre vanno, quindi dobbiamo sempre portarla avanti, quindi suonerei la mia canzone. Senti, l'orchestra quanti elementi siete? Otto elementi. Che suonano? Batteria, violino della sorella di Sonia di cui parlavo prima, batterista, già l'ho detto, chitarrista, sax, io tastiere fisarmonica, un altro giovane che canta e ci siamo quasi. Il sax è anche un bello strumento. Sì. Saxon, bellissimo. E i generi chiaramente li alternate a seconda un po' di dove. Sì, dove vanno molto i balli di gruppo anche in piazza, perché anche nella piazza oggi si può anche ballare sotto la pedana del palco, si riesce a ballare. E poi c'è anche il ballo di coppia, che sarà la mazurka, il valsa, il tango, il fox. Oggi fanno cumbia fox, stanno un po' mischiando queste con i nuovi maestri di ballo. Cumbia fox. Cumbia fox. No, sono nuovi ritmi che danno cumbia fox. Sì, questi nuovi maestri che senz'altro cambiano delle cosettine. Va bene, un po' cambiare. Beh, ogni tanto la musica un po' evolve, no? Si mischia un po'. Sì. Si muschia la frutta, da mandarino, arancio, mandarancio, qui cumbia fox. Bisogna sempre essere aggiornati. Sì, aggiornati. Perciò io ti dico, mi hai colto tu di sorpresa questo cumbia fox, che conoscevo il fox, non conoscevo la cumbia, capito. Però adesso la cumbia fox. Ed è vero che c'è un altro accento, se andiamo a vedere da musicista ti dico che c'è un accento un po' diverso che si capisce subito, infatti il ballerino attuale sa come ballarlo, perché notiamo anche queste cose, anche se io mi dedico solamente allo strumento, però quando suoni, se vedi la coppia che balla, dà anche un certo piacere, però colui che balla bene, poi se vediamo qualcuno che è un principiante, dobbiamo anche osservarlo, però. Beh, chiaramente se uno balla meglio è più bello vederlo. Insomma. Sì. A me piace pure vedere, è importante. La danza, poi la musica e danza vanno collimano, perché tu, faccio un esempio di un valzer, devi farlo a una certa velocità. Se la aumenti quel po' di più o se la diminuisci, per il ballerino la metti in crisi. Quindi azzeccare la velocità della mazurka, del tango, del valzer. Non ci ho mai pensato che si potesse aumentare o diminuire il ritmo di un valzer. Sì, però dopo chi se ne accorge è colui che balla, quindi devi comportarti proprio bene. Questa trasmissione dura solo mezz'ora. Sì. E quindi siamo arrivati al termine. Io ti ringrazio molto. Io parlo poco, fatemi suonare. Se tu mi avessi chiamato per suonare sarei stato più contento. Non so perché? Se ho parlato bene, perché la mia. Benissimo, Lucio. C'è sempre un'emozione, perché ci stanno un po'. Cioè, sei un uomo che quando c'è il pallino rosso alla telecamera un po' ti blocca. No, sei andato abbastanza bene, dai. Dico sempre sul palco, fatemi suonare davanti a un pubblico, a uno stadio, 45.000 persone, 50.000. Scusa, lo stadio anche 80-90.000, dipende quale stadio. Sì. Posso suonare, ma non fatemi parlare al microfono. Quindi per me è un doppio onore averti avuto stasera. Perciò io porto sempre una ragazza a fianco, perché. Hai capito? Sì. Bravo! E che ragazza che hai portato? Qualcuno pensa male, ma è la ragazza che deve parlare, io devo suonare. Parlano gli altri. Ricca, sei simpaticissimo. Anche tu, Lucio. Tornerò a presto. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Di tutto. Grazie. Complimenti, saluto anche alla meravigliosa Sonia. Questa grazie. Trasmissione anche per questa settimana è finita e terminata. Arrivederci alla prossima.
E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui. Ma non mi chiedere perché, adesso qui amami. E io mai mi abituerò alla tua voce di tua e lì, contro la nostra volontà, adesso è subito amami. Amami, amami, impercomabilmente sì, con la tua voce nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it